Buon pomeriggio e bentornati all'appuntamento con l'informazione. Sanità, ricostruzione, ZES, infrastrutture, turismo e ambiente. Sono stati tanti gli argomenti affrontati dai tre dei quattro candidati alla presidenza della regione che hanno raccolto l'invito di TV6 e della trasmissione Moby Dick in onda domani alle ore 21 per il confronto in vista delle elezioni del 10 febbraio. Vediamo un estratto della trasmissione condotta da Giovanni Minicozzi, ospiti Sara Marcozzi per il Movimento 5 Stelle, Marco Marsilio per il centrodestra e Giovanni Legnini per il centrosinistra. La grande sfida. Buonasera amiche e amici di TV6. Questa sera abbiamo tre dei quattro candidati alla presidenza della regione. Parliamo dell'Abruzzo, però che gli abruzzesi vogliono sapere le vostre soluzioni per alcune questioni che sono quelle emergenti. Io partirei dalla sanità. Qual è la proposta del Movimento 5 Stelle per la sanità? Beh, la proposta è cominciare a non tagliare i servizi come è stato fatto fino ad oggi, ma tagliare quelli che sono gli sprechi veri. Penso alla spesa farmaceutica, penso agli affitti d'oro, penso agli affitti di macchinari che vengono noleggiati piuttosto che acquistati e ci costano 10 volte. Marco Marsilio, la proposta del centrodestra sul riordino del sistema sanitario regionale. Ci sono dei parametri sbagliati, ci sono dei parametri sbagliati che dobbiamo modificare. E io mi farò portatore di questa esigenza perché non si possono scrivere dei parametri come se tutti vivessero in pianura e come se tutti vivessero in grandi città con centinaia di migliaia di abitanti densamente raggruppati intorno a un piccolo territorio. L'Abruzzo è un territorio complesso. Giovanni Leghini, rispetto alla gestione degli ultimi 4 anni e mezzo, 5 anni della Giunta regionale D'Alfonso, lei cosa ha in mente di cambiare sul sistema sanitario Ho in abruzzese? mente di cambiare molte cose, ma io starei attento, come fanno i miei cortesi competitori, Marcozzi e Marsilio, a fare propaganda sulla sanità. Bisogna dire la verità agli abruzzesi. La verità è che noi siamo usciti dal commissariamento da poco più di un anno, stiamo uscendo dal piano di rientro, abbiamo ridotto i debiti enormi, mostruosi, che furono accumulati nella prima metà degli anni 2000 con il governo di centrodestra. Abbiamo aumentato i livelli essenziali di assistenza, non perché lo dico io, ma perché lo dice il Ministero della Salute, anche il Ministro Grillo è certificato. Tanti temi avremmo dovuto affrontare ancora, però uno non lo posso trascurare e riguarda la ricostruzione post-terremoto di L'Aquila all'Aquila e a Teramo. Cioè potenziare le strutture e semplificare il delirio normativo che si è sovrapposto e stratificato in questi anni. La ricostruzione dell'Aquila è molto in ritardo, ora si dirà che è colpa di questo governo, ma insomma il terremoto dell'Aquila è avvenuto quasi 10 anni fa. 10 anni fa, Quindi, quasi. ma La ricostruzione per il centrodestra, come sarà? Ma si potrebbe parlare a lungo delle gravi responsabilità di chi ha voluto cacciare la protezione civile di Bertolaso e l'opera del governo Berlusconi e Chiodi, che hanno in pochi mesi rimesso decine di migliaia di persone dentro delle case vere all'Aquila, senza che nessuno dovesse passare neanche una settimana sotto la neve, dentro tende o dentro casette provvisorie, come sta accadendo invece per l'ultimo terremoto, dove il governo del Partito Democratico, per fare propaganda e per dire che quello era un modello sbagliato, sta facendo stare le persone ancora in condizioni di estremo disagio e lascia le città e i paesi ancora deserti, soprattutto nei loro centri storici, cosa che compromette il futuro di queste città e di questo territorio. E poi è curioso che si parli di semplificazione quando solo nell'ultima stagione di governo, dal decreto Gentiloni, poi convertito in legge dal governo attuale, fino a oggi al decreto semplificazione ancora in discussione, ci sono stati almeno 5 provvedimenti utili per fare queste semplificazioni e stiamo ancora invece su molti temi fermi. Detto Ecco, da anche chi su si è questo, astenuto nella ecco, votazione ti per il spiego decreto perché, terremoto, brava, si chiama decreto Gentiloni che tu hai è tutto, approvato, nel quale mancavano i soldi per l'Aquila, le semplificazioni per la ricostruzione. Io ho contribuito con degli emendamenti a migliorare quel decreto, ma molte cose non sono state messe, tanto è vero che le avete messe poi. le ricostruzioni sono un dovere inderogabile della Repubblica. Per noi deve essere un assillo.
Abbiamo lavorato moltissimo, moltissimo sulla ricostruzione dell'acqua nel cratere del 2009, stanziando le risorse, la ricostruzione in una fase avanzata, a macchia di leopardo, a volte non per responsabilità delle strutture centrali. Loro ci hanno messo, 5 Stelle e Lega, 6 mesi per nominare un sottosegretario, il quale è venuto in campagna elettorale senza fare mezza proposta. Sulla seconda ricostruzione ci sono le risorse, ci sono responsabilità dei governi passati, compreso 5 Stelle e Lega, che in 9 mesi non hanno risolto. Beh, certo, detto nulla, da chi era commissario alla ricostruzione, ha lasciato quella delega. Non ero nessun commissario, io ho avuto sei mesi la delega, e ho portato 6,2 miliardi di euro alla ricostruzione, che sono i soldi che stanno adesso, che si stanno utilizzando adesso. Vito Crimi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha incontrato a Teramo i sindaci delle zone terremotate. Crimi ha ascoltato le proposte dei primi cittadini ed ha promesso una legge più snella per favorire la ricostruzione. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ricostruzione lenta, anzi immobile. I comuni del cratere teramano lamentano disfunzioni e ritardi a partire dal sisma del 2009. 10 anni di lenta agonia. Il sottosegretario Vito Crimi a Teramo ha incontrato i sindaci delle zone terremotate annunciando modifiche alla legge, ma soprattutto procedure più snelle per rimettere in moto la macchina dei rimborsi. Quali risposte vi attendete dal sottosegretario Crimi? Ma oggi, per quanto mi riguarda, la domanda che noi dobbiamo fare è questo: noi vogliamo che venga data un'accelerazione marcata a questa ricostruzione. Noi come Castelli facciamo parte del cratere sismico 2009, del cratere sismico 2016, sono due normative diverse, sono due uffici diversi con complessità molto ampie, ma quello che noi dobbiamo fare è dare un'accelerata alla ricostruzione, perché noi abbiamo dei paesi che stanno morendo. Castelli in questi 10 anni ha avuto una perdita di popolazione vicina al 25%, quindi parliamo comunque di realtà che stanno soffrendo tantissimo. Quindi se è importante ricostruire bene e ricostruire in modo che se torna un terremoto non ci dia problemi, ma è altrettanto importante il tempo, cioè il fattore tempo è importante come la buona realizzazione delle opere. Quindi dobbiamo assolutamente accelerare, perché sennò rischiamo di ricostruire dei paesi che saranno disabitati. Qual è il messaggio del governo alle terre terremotate? Il messaggio è che il governo c'è, i soldi per la ricostruzione ci sono, adesso bisogna semplicemente sbloccarli. Sbloccarli, bisogna mettere nelle condizioni gli uffici speciali per la ricostruzione di poter emettere i decreti in tempi ragionevoli, che oggi non fanno, quindi fornendo gli strumenti che servono e cercando di evitare magari delle storture che sono state in passato, modificando alcune norme per semplificare il più possibile. Sono qui per cercare soluzioni, infatti la domanda che farò ai sindaci non è quella di raccontarmi cosa non va, ma dirmi come si può migliorare ciò che non va, a loro che in prima linea hanno vissuto ogni singola situazione, quindi conoscono ogni casistica che può essere applicata. Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa motivazione il GUP del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea ha assolto il sindaco Marco Alessandrini e l'ex vice sindaco Enzo Del Vecchio dall'accusa di omissione di atti di ufficio in concorso e che erano stati giudicati con il rito abbreviato per la vicenda dell'omicidio di divieto di balneazione cosiddetta fantasma dell'agosto 2015. Il servizio di Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, si conclude definitivamente la vicenda dell'ordinanza fantasma, così fu definita quella del 2015 per il mare inquinato di Pescara, arrivata l'assoluzione. Lei aveva sempre detto o fiducia nella magistratura? Beh sì, questo è proprio un abito mentale. Io penso che la vicenda della balneazione, su cui c'è stato un chiarissimo pronunciamento dell'autorità giudiziaria, è stata per me un'esperienza nuova, perché certamente chi fa il sindaco deve mettere nel conto che il proprio operato sia sottoposto al vaglio della magistratura, e tranquillamente mi sono sottoposto a questo vaglio. Mi sarebbe piaciuto che questa udienza preliminare, nella quale ho chiesto di essere giudicato con rito abbreviato, si fosse tenuta già 2 anni e mezzo fa, ma non di rado i tempi della giustizia così sono un po' elefantiaci. Per me questa è la fine di una vicenda
che è stata, penso, ampiamente strumentalizzata, perché c'è un'idea che, insomma, si possa fare politica anche in questo modo. Comunque, per quanto mi riguarda, si è conclusa dal punto di vista giudiziario. Io rivendico le azioni che questa amministrazione ha fatto sul fronte complessivo del ciclo idrico integrato, non solo lungo, diciamo, il tratto comunale di Pescara rispetto al fatto di tappare i cosiddetti scarichi abusivi, ma anche l'azione di impulso che ha portato, è un fatto visibile, al taglio della diga foranea e a lavori importanti sul depuratore di Pescara. Penso che lo stimolo sia naturalmente questo, di considerare l'ambiente come un valore per la collettività, non come un randello politico da utilizzare, e andiamo avanti come al solito sulla retta via. Nel processo sulla costruzione della City sono stati assolti l'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia e Marcello Antonelli, a quell'epoca assessore comunale. Sono invece stati rinviati a giudizio indagati che compariranno per la prima udienza l'8 maggio. Mascia ora pensa ad una ricandidatura a sindaco, al servizio di Paolo Renzetti. Si chiude una vicenda dolorosa per lei, Mascia, quella dell'inchiesta sulla City. Lei è stato assolto dopo alcuni anni, quella di oggi è una giornata particolare. Sì, sono stati 3 anni e mezzo difficili dal punto di vista psicologico, questo ovviamente non mi ha impedito di lavorare, di svolgere la mia professione di avvocato e anche di svolgere attività politica, però penso a tante occasioni perse, a tante opportunità che potevano esserci, anche queste elezioni regionali, e invece io ho vissuto con la mia famiglia, con grande partecipazione emotiva, questa vicenda che finalmente si è chiusa nel migliore dei modi, e adesso mi dà una rinnovata carica. È stato assolto anche l'assessore della sua giunta, Marcello Antonelli. Sì, questa cosa mi fa molto piacere perché era un mio delegato nell'epoca amministrativa in cui abbiamo governato la città, e questa è una certificazione anche di qualità del nostro operato, della nostra attività, anche se abbiamo sempre parlato di un reato, l'abuso d'ufficio, che è sicuramente un reato minimale dal punto di vista amministrativo, ma che pur sempre comunque costituisce di per sé una preoccupazione, e invece fortunatamente con la sentenza di ieri queste preoccupazioni sono state radicalmente eliminate. Dall'11 febbraio si inizierà a pensare anche alle amministrative di Pescara. Luigi Albore Mascia si candiderà a sindaco, ci sta pensando, cosa ci può dire? Guardi, io in questi anni ho avuto grandi testimonianze di apprezzamento per ciò che abbiamo fatto nei 5 anni in cui ho avuto l'onore di guidare questa città. E questo mi dà una grande carica, mi dà un grande entusiasmo. Sono consapevole che nella mia parte politica ci sono figure, autorità che possono comunque rivestire questo ruolo nel migliore dei modi, però io non mi tirerò assolutamente indietro rispetto a questa partita. L'importante è essere uniti, non compiere gli errori del passato che penalizzarono anche le ultime elezioni, penalizzarono il centrodestra e penalizzarono in maniera definitiva e inesorabile la mia rielezione. Però mi affaccio oggi con rinnovato entusiasmo e chiaramente farò la mia parte in vista delle elezioni del 26 maggio, e il mio auspicio è quello di esserne assolutamente protagonista. I carabinieri dell'Aquila, assieme a quelli di Pescara, hanno arrestato anche il terzo componente della banda che negli ultimi tempi aveva rubato dalle case appena ristrutturate in centro. Per noi Daniela Rosone. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile dell'Aquila, assieme ai militari della compagnia di Pescara, sono riusciti a rintracciare anche il sesto componente della banda, che era dedita, come si ricorderà, ai furti all'interno delle abitazioni appena ristrutturate del capoluogo di regione in centro storico. L'arrestato è anche lui di nazionalità rumena, era stato ricercato in seguito all'operazione Reconstruction ed è stato ritrovato nel comune di Sportore dai carabinieri del nucleo operativo comandati dal tenente Maximiliano Papale. L'operazione è scattata nel primo pomeriggio di lunedì, quando le attività investigative hanno permesso di localizzare il ricercato con certezza assoluta. L'uomo è stato bloccato nei pressi della sua abitazione, dove aveva appena fatto rientro in seguito ad un soggiorno in Romania. L'uomo, autore di diversi furti avvenuti nel capoluogo di regione, è domiciliare, come disposto dall'autorità giudiziaria dell'Aquila.
firmato questa mattina dall'Università di Teramo l'affidamento raggruppamento dei professionisti aggiudicatari per il progetto esecutivo dell'ex manicomio, un appalto da oltre 1 milione di euro nell'ambito dei fondi Masterplan che sancisce la nascita della nuova cittadella della cultura teramana. Per noi Tania Bonnici Castelli. Con la firma per l'affidamento della progettazione tra l'Università di Teramo e il raggruppamento di professionisti, l'ex manicomio comincia a prendere corpo e vita. L'importo del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova cittadella della cultura è di 1.125.000 euro, fondi del Masterplan, che prevedono complessivamente 35 milioni di euro per il recupero dell'antica struttura sanitaria, un'occasione di rinascita per la città. Dopo il concorso di idee, oggi parte la progettazione. Sì, dicevo anche in precedenza, punto di arrivo e punto di partenza. Punto di arrivo di tutto il lavoro preliminare, ricordava il concorso di idee che in alcuni casi è stato scambiato anche come progettazione. Erano soltanto delle idee per individuare attraverso una commissione nazionale che abbiamo raggruppato proprio per individuare lo studio e il raggruppamento di professionisti che doveva svolgere la progettazione. Mi preme dire che e ribadire che i fondi Masterplan sono dei fondi concreti, un ente pubblico non potrebbe affidare la progettazione che ha frutto di una gara e quindi anche con un importo consistente senza avere in cassa i fondi. I tempi di riconsegna del progetto per il recupero dell'ex manicomio di Teramo sono di 150 giorni, dopo i quali sarà indetta una gara europea per l'aggiudicazione dei lavori. Se tutto va bene, il cantiere si aprirà a fine anno. L'anima creativa e progettuale di questa grandiosa ristrutturazione è il professor Paolo Desideri, già progettista della stazione Tiburtina di Roma e del Teatro Lirico di Firenze. Il progetto inizia da oggi, per il momento c'è una proposta, una serie di ipotesi, delle idee, abbiamo vinto un concorso di idee. Sono tutte quante volumetrie, in alcuni casi straordinarie dal punto di vista del loro valore storico, architettonico, però sono tutte volumetrie separate una dall'altra, no? Che lavorano singolarmente come singoli oggetti. Ecco, la proposta che noi abbiamo fatto e che è piaciuta e che è quella che ci ha meritato la vittoria a questo concorso, credo che prevalentemente sia stato apprezzato questo dato, cioè lavorare sulla continuità dello spazio pubblico come elemento in grado di mettere a sistema queste volumetrie esistenti, queste funzioni esistenti, le nuove funzioni che andremo a insediare. Consegnate questa mattina dal prefetto di Pescara Gerardina Basilicata 2 medaglie d'onore ai cittadini italiani, militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra e ai familiari dei deceduti. Le 2 medaglie d'oro sono andate in memoria di Antonio Amoretti e Donato Palmieri, 2 abruzzesi che non sono più tornati a casa dopo il secondo conflitto mondiale. Per noi Paolo Renzetti. Oggi c'è stato questo ricordo di suo zio con questa consegna di questa medaglia da parte del presidente Mattarella, del prefetto di Pescara Gerardina Basilicata, un dolore che si rinnova ma anche l'orgoglio di aver avuto uno zio scomparso in guerra che si è battuto per l'Italia. Sì, un riconoscimento alla memoria per chi come mio zio dopo l'armistizio decise di mantenere il giuramento fatto, di fedeltà fatto alla patria, quindi rifiutò di allearsi con i tedeschi, di continuare a lavorare, a combattere tra le fila dei tedeschi e non si arruolò nella Repubblica Sociale. E questo portò per lui, come tanti altri soldati, alla prigionia che poi divenne venne denominata internamento da parte di Hitler proprio per evitare che essi potessero fruire di quelle che erano le condizioni un po' più riguardevoli da parte della Convenzione di Ginevra e altre che a suo tempo proteggevano tra virgolette i prigionieri. E lui ebbe questa tragica fine
questo, con il naufragio di questo piroscafo che Loria, che lo trasportava da Rodi, dove lui era soldato di fanteria, e, al Pireo, e da lì doveva raggiungere il lager nazista, dove sarebbe stato forza lavoro coatto. Ma ciò non avvenne, in quanto il piroscafo naufragò a causa delle avverse condizioni del mare, e lui, come tanti, sono ancora lì di fronte all'isola di Patroclos sott'acqua. Cosa resta dopo tanti anni, e soprattutto qual è l'insegnamento che va alle nuove generazioni? Il ricordo, la memoria, l'onore e il rispetto per questi giovani che hanno dato, hanno il più grande sacrificio, la propria vita, per dei valori, valori nei confronti della propria patria, il giuramento di fedeltà fatto all'Italia, e che li ha portati appunto a dare la propria vita. Apriamo la pagina sportiva con il calcio di Serie B, ultime frenetiche ore di calcio mercato. Questa sera alle ore 20 ci sarà lo stop alle trattative. Il Pescara ha ceduto Machin al Parma, l'operazione ha preso quota ieri pomeriggio ed è stata conclusa questa mattina. Il centrocampista guineano si trasferisce subito alla corte di Roberto D'Aversa con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra di 2,5 milioni più bonus. La metà del prezzo finirà nelle casse della Roma in base agli accordi stipulati la scorsa estate, quando il giocatore venne riscattato. Il Parma ha superato la concorrenza del Genoa, che nelle scorse settimane più volte era stato considerato vicino all'acquisto del giocatore. Sul fronte entrate resta in piedi l'ipotesi di riportare a Pescara il centroavanti Daniel Ciofani del Frosinone, anche se il club di Stirpe al momento non sembra intenzionato ad abbassare le pretese. 1 milione di euro la richiesta della società ciociara. Il Frosinone era entrato nell'ordine delle idee di poter anche trattenere il giocatore, il quale peraltro tornerebbe a Pescara solo con un trasferimento definitivo e non in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per l'attacco restano in piedi anche le ipotesi di Fabio Ceravolo, che non ha accettato il trasferimento alla Salernitana. In caso di mancato arrivo di un centroavanti, Monachello resterà a Pescara, mentre il rinforzo potrebbe arrivare sul settore esterni, dove continua a interessare Mirko Carretta in uscita dalla Cremonese. Ultime ore di mercato, decisive anche per capire le sorti di Nando Del Sole, su cui c'è il Cittadella, e Cristian Capone, che potrebbe rientrare all'Atalanta. Per la difesa, il Pescara invece vicino al terzino sinistro Nicola Falasco del Perugia, che costituirà l'alternativa a Cristiano Del Grosso. Ed ora andiamo in Serie C. In casa a Teramo si prepara la gara di sabato pomeriggio contro la Feralpi Salò. Ufficiale l'arrivo di Spinozzi dalla Roma, mentre il difensore centrale Nebil Caidi parla dell'impatto che deve avere lo stadio Bonolis sul prosieguo del cammino del diavolo in campionato. Vediamo. È un giocatore esperto che sicuramente ci può aiutare tantissimo, perché comunque per quanto i ragazzi stanno facendo bene, perché i ragazzi giovani stanno facendo un campionato strepitoso, però nei momenti importanti avere giocatori di esperienza fa la differenza. Quindi anche per quanto mi riguarda, l'acquisto di Pola, che è un acquisto importante anche per il sottoscritto, ecco. È normale che dopo 2 sconfitte a livello mentale non si può stare come quando fai 2 vittorie, però noi dobbiamo cercare di stare concentrati il più possibile sul lavoro sul campo, e di cercare di guardare meno possibile i fattori esterni, cioè risultati, classifica, così cercare di concentrarci sul giornaliero e lavorare sodo e per fare più punti possibili. Poi tra un paio di mesi vedremo dove siamo, ecco. Però dobbiamo cercare sicuramente di fare più punti, ecco. Ivan non sta vivendo un bel momento, e non sta vivendo un bel momento perché non è abituato a rimanere fuori,
e sta soffrendo tanto perché non ci può aiutare, e più che altro che sta cercando in tutti i modi di capire bene che tipo di problema ha questa caviglia, e sta facendo fatica a uscirne, e questo mi dispiace, perché comunque quando uno ha un infortunio, sa quello che ha e cerca di curarlo per rientrare il prima possibile. Quando sei un po' che speri di capire ancora bene che cos'hai, dopo entri in un vortice un po' brutto, e io l'ho passato l'anno che abbiamo vinto il campionato, che fino a gennaio non stavo bene col ginocchio, quindi so cosa vuol dire. Cerchiamo di stargli il più vicino possibile, però lui comunque è sempre qua presente, e da capitano ci dà una grossa mano comunque. Il nostro stadio deve essere un punto di forza, e quindi niente, no, mi auguro di fare più punti possibili, mi auguro di pensare, prima di tutto dobbiamo pensare a questa partita e cercare di farla nel miglior modo possibile, perché affrontiamo una squadra forte e in salute. Il Giulianova ieri ha superato 2-1 al Fadini il Montevarchi e ha conquistato la semifinale di Coppa Italia di Serie D. Per i giallorossi ci sarà ora l'ostacolo ACR Messina, che sarà sfidato in un doppio confronto i prossimi 27 febbraio e 3 aprile. È raggiante il presidente Luciano Bartolini, che teneva molto a questo passaggio del turno. Il servizio di Andrea Costantini. Presidente Bartolini, lei ci teneva tantissimo a questa partita, ora è semifinale. Sì, penso che abbiamo raggiunto oggi un traguardo storico per questa società, per questa città. Il Giulianova non aveva mai fatto una semifinale di Coppa Italia, e oggi è stata una partita sofferta, giocata contro una grandissima squadra qual è il Montevarchi, che aveva numerose assenze come le avevamo noi, e secondo me proprio la differenza poi l'ha fatta quei giocatori che sono entrati nel secondo tempo, specialmente Romano e poi è entrato Mattia De Fabrizis, e hanno ricambiato la partita, che si stava mettendo male per noi. Il Montevarchi aveva pareggiato e stava, insomma, cercando di fare il secondo gol, però questi giocatori sono immensi, sono due anni e mezzi che mi regalano delle soddisfazioni grandissime. Sapevano quanto ci tenessi ad arrivare in semifinale, e oggi abbiamo raggiunto un sogno. Andare a giocare a Messina per Giulianova significa ricordarsi i tempi passati e le tante battaglie in Lega Pro, e niente, noi ci andremo con tanto orgoglio e ci andremo anche con la testa giusta per cercare di fare l'impresa, e poi di andare a fare una finale. Penso che sia un traguardo storico in un anno di Serie D dove noi non possiamo fare di più che non salvarci. Quindi l'obiettivo che la società, e qui vicino a me Gianfranco, ci eravamo preposti fin dall'inizio, era di fare una competizione al massimo livelli. Ci stiamo riuscendo anche questo anno e siamo felicissimi. Noi come società ringraziamo i nostri ragazzi. Adesso, insomma, ci leccheremo le ferite, come si dice, e poi non so domenica quello che riusciremo a fare, però da domenica prossima al Fadini cercheremo di mettere in cascina quei punti che ci daranno una salvezza tranquilla, come avevamo promesso la città. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere i nostri servizi sul sito internet www.tv6.it. Buon proseguimento di giornata.